Un saluto a tutti gli spettatori e benvenuti a una nuova puntata di Speciale One TV. Oggi vi portiamo nel mondo del bonsai, queste magnifiche piante in miniatura, definirei, da una bellezza suggestiva, molto particolari. Ci accompagnerà nel nostro viaggio Susanna Crespi, che ci farà da cicerone e ci darà informazioni, ci farà apprezzare ancora di più la bellezza di come si producono e soprattutto come si mantengono i bonsai. Andiamo a conoscere Susanna e buon divertimento a tutti. Susanna, adesso ci porti in giro per il museo, ci fai vedere le meraviglie del bonsai e ci spieghi anche qualche segreto. Ma molto volentieri, assolutamente. Andiamo insieme a vedere le nostre meraviglie. Andiamo a vedere le meraviglie. Vi porto allora oggi nella nostra mostra che si chiama Bonsai Show In Festival. È una mostra dedicata appunto ai bonsai, quindi alle piante di piccole dimensioni, ma queste sono ancora più piccole del solito, nel senso che sono bonsai che hanno massimo un'altezza di 25 cm. Quindi sono dei veri e piccoli capolavori, delle piante che sono in grado di trasmettere un'energia eccezionale. Bonsai, voi sapete probabilmente cosa significa, cioè pianta in vaso. Ma i bonsai hanno questa carica in più, nel senso sono così speciali perché sono proprio degli alberi in miniatura, piante che normalmente in natura si possono sviluppare anche per 20-30 metri e l'autore di bonsai riesce a ridurre in pochi centimetri, quindi l'eccezionalità della nostra arte è proprio questa. Pensate che appunto per raggiungere questi livelli ci vogliono magari anche 30, 40, 50 anni di lavoro. Quindi è un hobby, è una professione che richiede sia grandi capacità, ma anche grande, grande pazienza e grande passione, grande amore per la natura sicuramente. Allora Susanna, io ho notato che ci sono alcune piante, definirei da inesperto totale quale sono, una sorta di rampicante su un legno, che adesso andiamo a cercare di scoprire che cos'è. E poi mi parlavi di autore di bonsai, quindi il bonsai si può intendere come un'opera d'arte? Sì, hai proprio ragione, si può proprio parlare di esperti ma anche opere d'arte, proprio perché il bonsai a livelli alti, a livelli che noi oggi stiamo presentando, anche quelli poi che ti mostrerò nel nostro museo, possono essere considerate delle vere opere d'arte, per cui ci sono degli autori, dei grandi professionisti, dei grandi esperti che sono in grado di realizzare delle opere incantevoli e speciali come questo ginepro che ti vorrei mostrare. Guarda, questa è una pianta, una conifera che probabilmente riconoscete, per la maggior parte delle persone è abbastanza riconoscibile. Come vedi, è caratterizzata da una parte di legna secca ed è stata volutamente lavorata in questo modo proprio perché l'autore ha voluto esprimere una pianta che vive in natura, così soggetta a delle intemperie, a delle condizioni estreme anche climatiche, come sono appunto le conifere, perché ovviamente vivono in alta montagna. E spesso, se voi provate ad osservare quando andrete la prossima volta in montagna, noterete che ci sono proprio delle conifere che hanno delle zone secche dovute appunto al fatto che i rami si sono spezzati e quindi non passa più la linfa, oppure proprio il tronco, come in questo caso è stata interrotta la linfa proprio per dare questo carattere, questa forza così espressiva e speciale che si può ottenere proprio grazie alla tecnica bonsai e che si può realizzare proprio per avvicinarsi il più possibile a quello che accade in natura. È un po' lo scopo del bonsaista, cercare di arrivare più vicino alla natura possibile. Nel frattempo abbiamo cambiato sala e la domanda che mi viene spontanea è: come si crea un bonsai da zero? Quindi immagino una semina, un trattamento particolare per non far crescere la pianta.
In effetti il bonsai è una tecnica. Spesso si pensa che il bonsai sia una pianta piccola di natura. No, in realtà non è così. Cioè è una tecnica che viene applicata. Ci sono delle tecniche che ci permettono di contenere le dimensioni, quindi anche lo sviluppo di questi alberi. Per arrivare a queste soluzioni, a questi risultati, ci sono diversi metodi di ottenimento. Possiamo partire dalla semina, ma è sicuramente un metodo veramente molto lungo, perché qua non possiamo imbrogliare. Un anno è un anno, e quindi per ottenere un albero come ad esempio questo pino ci vogliono 30-35 anni, anche 40 anni, quindi diventa veramente molto lunga. Allora si può accelerare un pochino quello che è questa possibilità di ottenere il bonsai attraverso ad esempio la telea, piuttosto che all'innesto, piuttosto che la margotta, che sono tecniche di orticoltura generale che però possono essere assolutamente applicate anche al bonsai senza grandi problemi, con grande facilità. Ecco Susanna, tanto dovrebbero sentirmi i telespettatori. Facciamo vedere il rapporto di quanto sono grandi queste piante. Ti avvicini, metti una mano e facciamo vedere il rapporto di quanto sono grandi queste piante. Ma molto volentieri, guarda. Questa è anche con una roccia, quindi è una pianta molto speciale. Vedete dove le radici nascono, addirittura avvinghiata alla roccia. E poi ci sono tutto il suo apparato radicale contenuto da questi magnifici vasi. Notate anche, soprattutto nei bonsai show-in, come sono belli questi vasi. Le smaltature, le forme sono veramente molto molto particolari. Guarda questa, anche questa calicarpa con questo vaso giallo, guarda che bel contrasto che si crea. Calicarpa con qualche frutto che sta appunto tenendo ancora nonostante la stagione, e quindi sono veramente speciali. Il bonsai, possiamo dire che il vaso per il bonsai è un po' come la cornice per il quadro. Ha la stessa funzione, quindi un vaso sbagliato può dare anche un cattivo risultato per il bonsai. A vederlo così, questo sembra un rododendro. Cosa mi racconti di questa, Susanna? Bravo, è proprio un rododendro, hai perfettamente ragione, è un rododendro indicum. Ecco, stranamente esposto senza la fioritura, perché ovviamente siamo in febbraio, non è ancora tempo, anche se sono tutte presenti le sue gemmine, che sicuramente tra aprile e maggio praticamente sboccerà. Ma in questo caso ci permette proprio di focalizzare la bellezza della pianta e di focalizzare la nostra attenzione in particolare sulla forma dell'albero, che è una cosa fondamentale nell'arte bonsai. Noi dobbiamo esprimere attraverso la forma un albero che cresce in natura e che abbia delle dimensioni e delle proporzioni armoniche e che ci permettono appunto di osservare tutto quello che è la sua caratteristica, a partire da questo meraviglioso nebare, cioè questa esposizione di radici. Guarda che spettacolo, e guarda il lavoro che è stato fatto per ottenere tutta questa piccola, piccoli alberi, questi piccoli rami. È necessario impiegare veramente tanti tanti anni. Sono tecniche come la potatura, la pinzatura, ma non dimentichiamo anche la concimazione e ovviamente anche un buon annaffio. Poi magari ne parliamo più approfonditamente. Quello che vorrei oggi mostrarti anche sono i bonsai erbacei, che sono piccole piantine sempre collocate in vasi molto speciali, che sono di facile anche realizzazione. Sono piante che fanno da compagnia all'albero esposto e spesso e volentieri ci permette anche di capire in che stagione siamo nel momento in cui non hanno le foglie, piuttosto che sono esposti con una pianta conifera dove in realtà non cambia molto nella stagione. Ovviamente guarda che meraviglia questa margheritina, è formidabile o no? Assolutamente meravigliosa, guarda che piccola, guarda rispetto alla mia mano. Guarda, e poi ti volevo far vedere quest'altra pianta, perché è veramente molto speciale. È un larice e ovviamente in questa stagione è ancora senza le sue foglie. È una delle poche conifere che perde tra l'altro le foglie, quindi è una curiosità. E soprattutto ha questo fruttino, ma guarda che spettacolo, con anche tutti i suoi muschi, i suoi licheni. Ecco, quello che è bello anche come sia ben sempre, quando esponiamo un bonsai deve essere in perfetta forma, il vaso ben pulito, la pianta perfetta, insomma l'estetica è molto importante nell'arte bonsai, soprattutto quando si espone un albero. Questo è un altro ginepro
che, come vedi anche in questo caso, sono state realizzate delle parti in legna secca, sia dei rami ma anche una parte del tronco presenta appunto questa legna secca, proprio dovuta al fatto che piante in alta montagna, le abbiamo detto, hanno necessità di esprimere una certa forza, una certa criticità a cui sono sottoposte a causa delle grandi nevicate, insomma. Questo è un cotogno che stai vedendo, questo fra poco poi una cidonia, scusami, emetterà anche una fioritura meravigliosa che fa un piccolo frutto. Ecco, una cosa curiosa da dire magari nell'arte bonsai è che i fiori e i frutti non si possono ridurre. Mentre si può ridurre assolutamente sia ovviamente il tronco, i rami e l'apparato radicale. Susanna, ci hai parlato di potatura e pinzatura, ci hai parlato di frutti e di fiori, che queste piante non possono essere ridotte nella dimensione. E allora ti chiedo, nell'ambiente dove stiamo visitando questa mostra, non è l'habitat naturale per queste piante, suppongo? Hai ragione, in effetti no, perché le piante ovviamente amano stare all'aperto, in natura. Nessuna pianta possiamo dire che è da interno, cioè le piante si adattano al fatto di rimanere in casa proprio perché, ad esempio, ad altitudini come Milano, dove ci sono questi inverni, tra virgolette, ormai rigidi, o comunque le temperature si abbassano, non potrebbero sopravvivere. Ci sono piante che sotto i 12 gradi non possono sopravvivere, quindi si mantengono all'interno, però sempre con delle condizioni ideali, ovviamente molto vicine a una finestra, quindi a una fonte luminosa, perché acqua, aria e luce sono fondamentali per queste piante. Quelle che vedi oggi in mostra sono soprattutto bonsai da esterno, per cui piante che normalmente stanno all'esterno e subiscono, tra virgolette, quello che è il cambio climatico, quindi stanno all'acqua, stanno anche sotto la neve, all'aria, insomma tutto quello che succede. Ma è normale, perché ovviamente se tu guardi nel tuo giardino, ovviamente le piante sono all'esterno e subiscono tutti gli agenti atmosferici senza problemi normalmente. Che quindi ne hanno anche bisogno, perché comunque le piante normalmente hanno bisogno dell'acqua, hanno bisogno, c'è quella che ha bisogno del freddo, quella ha bisogno del caldo intenso. Anche e soprattutto, immaginati, per cambiare le stagioni, cioè loro si devono ovviamente fermare, riposare e poi riprendere. Insomma, quindi c'è tutto un ciclo che va rispettato, e va rispettato appunto stando all'esterno ovviamente. Cambiamo sala, andiamo a vedere altro. Ragazzi, che emozione, stiamo entrando nel Museo Bonsai. Ricordiamo che siamo qui a Parabiago, a pochi passi. Se volete venire a visitarlo, potete venirlo a visitare anche voi. Anzi, ci dai qualche dritta sugli orari per visitare il museo in settimana o il fine settimana? Molto volentieri. Allora, il nostro museo è visitabile praticamente tutti i giorni, tranne la domenica pomeriggio e lunedì mattina. Gli orari di apertura sono 9:00, 12:30, 14:30, 19:00. In occasione anche degli eventi come il nostro stesso Bonsai Show in Festival è possibile visitare e anche accedere ai nostri giardini giapponesi, che sono veramente molto molto speciali, con laghetti e cascate, quindi un posto, un vero paradiso giapponese. Oggi vi presento anche, ho l'occasione anche di presentarvi il nostro Crespi Bonsai Museum, museo nato nel 91 per volontà di mio papà. È lui che ha voluto appunto creare una casa speciale per queste opere d'arte, perché le piante che oggi vedremo sono proprio opere d'arte, delle considerate proprio opere d'arte di grandissima, grandissima importanza. Ad esempio in questo Tokonoma, questa nicchia espositiva, che è una nicchia espositiva normalmente presente nelle case tradizionali giapponesi, ospita questa magnifica camellia e dà il benvenuto ai nostri visitatori. In questa sala, oltre al Tokonoma, ospitiamo una collezione di vasi bonsai, sia di origine cinese come questo, che puoi vedere con queste figure bidimensionali, quindi hanno una caratteristica spesso presente nel vaso cinese. E poi ci sono anche diversi vasi giapponesi, tra i quali vorrei mostrarti uno molto speciale, che è un vaso praticamente che arriva da una celebrazione in casa imperiale in Giappone, e presenta lo stemma imperiale, quindi del crisantemo, a 16 petali, quindi è un pezzo piuttosto importante. Adesso noterai come, tra l'altro, anche i vasi seguono le mode, vedi dei vasi particolari qui, anche abbastanza alti, piuttosto decorati, mentre oggi magari, ecco, la tendenza è un pochino più minimale,
quindi hanno meno, meno decori, hanno magari anche meno insomma, lavorazioni sulle superfici. Come abbiamo parlato prima, come puoi notare qui, il fiore non ha subito nessuna ridimensione, ha proprio la sua caratteristica naturale e guarda che bellezza comunque, quanta bellezza c'è in questo piccolo albero con questi magnifici fiori e il colore, tra l'altro la punta di colore di questo, di questa camellia è veramente spettacolare. Ragazzi, che meraviglia, queste piante in miniatura hanno un fascino tutto particolare. Ma Susanna, ecco, volevo chiederti, il bonsai quando nasce e come arriva in Italia? Allora, il bonsai nasce circa 2000 anni fa in Cina, così pare da alcuni documenti. La prima documentazione però reale storica è del 700 d.C. circa. Dalla Cina è riuscito ad approdare in Giappone, dal quale è partito ed è, possiamo parlare praticamente del bonsai moderno, grazie all'Expo degli anni 70, alle Olimpiadi insomma, del 64 che appunto si sono tenute in Giappone, il bonsai ha avuto un grande sviluppo verso tutto il mondo occidentale. In Italia possiamo dire che siamo stati noi i primi importatori alla fine degli anni 70, anche se sul territorio in realtà qualche albero era già apparso, tant'è che mio padre ha acquistato il suo primo bonsai nel 1959 a Genova. Ecco qua, questo è il nostro primo bonsai, questo è il capostipite della nostra collezione. Tu immagina che se probabilmente mio padre non avesse fatto questo incontro così speciale con questo albero, questa collezione magari oggi non sarebbe qui, non sarebbe a disposizione di tutti noi. Questo albero è un albero speciale anche per quanto riguarda la specie, perché è uno degli alberi più vecchi al mondo, pensa che ha 250 milioni di anni. Ed è riuscita a sopravvivere alle ere glaciali e tutto quello che è successo. Insomma, quindi un albero con grande tenacia, con grande forza e tra l'altro è in grado anche di fruttificare. Come vedi, questi sono i frutti ormai esauriti, insomma, della stagione. È un albero che tra l'altro ha questa foglia molto speciale perché sembra proprio un ventaglio, quindi anche in tutte le stagioni, oggi lo vediamo senza foglie, ma guarda che meraviglia anche questa corteccia così rugosa, ti dà proprio l'effetto dell'albero veramente vecchio, che ha veramente una grande energia ancora da poter esprimere, da poter dare. Quello che stiamo vedendo adesso è un pino nero che è diventato un pino bianco, è un albero che ha un giusto qualche anno, 400, vero Susanna? Sì, appena 400 anni praticamente. Come hai detto bene tu, in realtà è un pino nero, infatti si può osservare la sua corteccia così rugosa che è tipica del pino nero. Ed è stato, ha subito praticamente un cambio d'abito, si chiama in giapponese, comunque nel gergo bonsaistico. Praticamente la vegetazione è stata completamente cambiata. Prima appunto era una vegetazione molto più lunga perché il pino nero presenta un albero piuttosto lungo, meno fitto rispetto al pino bianco. Il suo autore ha deciso di cambiare e di dare questo dualismo alla pianta, quindi questo aspetto più femminile rispetto a quella che è la sua origine, innestando appunto delle vegetazioni di pino bianco di Miyajima. Allora, ti volevo mostrare questa bellissima composizione, una foresta di picea, di abete di Ezo. Forse è uno degli stili più amati perché nel bonsai appunto esiste, diciamo, una sorta di classificazione di stili appunto in cui vengono riproposti degli stili in cui si può osservare la natura. In questo caso abbiamo questa foresta, una serie di alberi collocati insieme nello stesso vaso che crescono uno a fianco all'altro, ma la cosa eccezionale è che questo albero è circa 120 cm come altezza, piante che in natura possono raggiungere i 30-35 metri. Tu immaginati quindi la miniaturizzazione che è stata applicata e quanto lavoro per arrivare a questo risultato.
Nel frattempo ci siamo messi comodi sotto l'ombra del ficus. Giusto. E volevo chiederti, questo ficus ha 1000 anni, per cui non è nato qui, però è stato trasportato qui. Come si trasporta un bonsai e come si mantiene durante il viaggio? Perché immagino che possa viaggiare per nave, se non credo su gomma. Assolutamente, hai proprio ragione. Normalmente si utilizzano appunto dei container refrigerati che vengono caricati su nave. Il tempo che impiegano per raggiungere normalmente dalla Cina o dal Giappone l'Italia è circa di un mese. Il fatto che stiano in questo container refrigerati, tra l'altro al buio, ci dà la possibilità di non avere esigenze particolari, cioè di mantenere quello che è la loro umidità all'interno, di non avere necessità di essere annaffiati piuttosto che di avere luce, per il semplice tempo appunto di trasporto. Dopodiché ovviamente vanno curati nel modo corretto, con luce, aria, acqua, che vanno somministrati al momento giusto ovviamente. E le piante trasportate al buio per un mese non risentono di nessuna problematica? Sappiamo che la pianta ha bisogno di luce come noi abbiamo bisogno dell'aria. Sì, sì, il fatto appunto, come ti dicevo, che sia un container refrigerato, quindi tenuto sotto una temperatura specifica. Normalmente importiamo anche in periodi particolari, come ad esempio l'inverno, le piante da esterno sono ferme. Il fatto di stare un mese al buio, visto che non devono lavorare e comunque è refrigerato, sono al fresco, gli permettono di raggiungere senza problemi appunto la loro destinazione. Quindi si potrebbe dire una sorta di ibernazione? Sì, più o meno una sorta di ibernazione, direi di sì. Wow, stiamo scoprendo sempre cose particolari e meravigliose. Ci troviamo con il maestro Hiroki Miura, molto piacere maestro. Lui è di Osaka, vive a Osaka e ha un vivaio bonsai ed è un esperto di bonsai e cura questa mostra. E adesso andiamo a chiedergli qualche segreto. Con la nostra, sempre con la nostra Susanna. Maestro, per chi volesse avvicinarsi al mondo del bonsai, quale consiglio può dare? Allora, diciamo che rispetto al bonsai, che è già comunque una pianta di dimensioni ridotte, il shohin, che è ancora più piccolo, è adatto praticamente a chiunque, proprio perché è anche facile da trasportare e da utilizzare. E quanta cura e quanta dedizione ci vuole per crescere un buon bonsai? I bonsai を作るのは、まあ、例えば何年間ぐらいかかるか、手入れはどんな程度までいるか。盆栽ってすごく長い間こう育てないといい盆栽ってやっぱりできないんですけども、でもそれは長い期間手入れをきっちり丁寧にすれば、結果は時間がかかっても必ず出ます。Ma naturalmente parliamo di piante e quindi hanno bisogno di un certo tempo per potersi esprimere, crescere e sviluppare. Quindi chiaramente più a lungo si curano, più tempo ci si dedica, più attenzioni si possono dare e migliori sono i risultati. Okay. Invece maestro, l'ultima domanda che le chiedo, per diventare un bonsaiista esperto così come lei, quanti anni di studio e preparazione ci vogliono?今までの程度を達するために何年間ぐらいかかるか、何年間ぐらい勉強しましたか。盆栽を始めて、大体ですけど25年ぐらいなんですけども。Allora, lui ha iniziato a interessarsi a lavorare, diciamo, in modo professionale sui bonsai da 25 anni. で、そのこの道に入るまでに3年間盆栽の修行をよその店でしてました。まあ、chiaramente prima di entrare a livello professionistico nel mondo del bonsai, lui ha studiato proprio con un maestro, con più maestri per 3 anni. Maestro, grazie. Grazie. È stato un piacere. Hai, arigato. Eccoci qua nel nostro giardino. Ti accolgo con grande piacere e qui puoi vedere appunto un vero giardino giapponese, perché mio padre nasce tra l'altro non tanto come bonsaista,
ma come in effetti come un vero e proprio progettista di arredi e di verde. In questo luogo puoi vedere sia un laghetto con delle carpe, un ruscello, proprio per ricreare quello che è l'ambiente, quello che è appunto la natura di un vero giardino giapponese. Ci sono anche dei bonsai magnifici, perché ovviamente non possono mancare, che tra l'altro ci rappresentano, noi siamo quattro in famiglia e ci rappresentano. E poi abbiamo un prunus mume meraviglioso proprio in fioritura in questa stagione, che è proprio una delle prime piante che fiorisce e anche una di buon auspicio. In realtà è proprio la prima pianta anche che sotto la neve può far fiorire il suo piccolo fiore, ed è una delle piante più belle, credo, di origine giapponese. Ma per alimentare le carpe come fate? Questo è un prunus mume, appunto una specie tipica del Giappone, una specie che tra l'altro viene considerata di buon auspicio perché è una delle prime a fiorire proprio in questa stagione, dove in realtà è ancora tutto fermo. Lei fiorisce dagli inizi di febbraio fino a circa il 20 di febbraio. Ha una fioritura molto effimera, nel senso che il fiore dura veramente poco, ma la bellezza è veramente ineguagliabile di questo fiore. Anche questo è un bosco di abete, quindi un bosco simile a quello che abbiamo visto nel museo. È collocato però in questo caso sull'assa, ma è un grande piccolo bosco su questa lastra speciale che è stata costruita appositamente, che ospita questi alberi che, come vi avevo già accennato prima, hanno un'altezza in natura di 30-35 metri. E qui basta lasciar correre la fantasia, sembra veramente di essere in un bosco e di poterci camminare all'interno. Proprio la bellezza del bonsai è anche di immaginare un paesaggio e di poter immergersi all'interno. Qui invece ci troviamo di fronte al nostro giardino zen, è la ricostruzione di un giardino zen tradizionale, quindi costruito quasi esclusivamente con rocce e sabbia. Praticamente le rocce sono delle isole, simboleggiano delle isole, mentre la sabbia con queste lavorazioni, con queste onde, appunto simboleggia le onde del mare che vanno a stagliarsi proprio sulla roccia e su queste isole. È un giardino contemplativo, quindi un giardino che non si può accedere all'interno, è proprio da osservare dall'esterno, ed è un giardino che dovrebbe porre in meditazione o comunque rilassare l'osservatore. Insomma, alla fine mi fai capire che non si può avere un bonsai o comunque avere la cultura di un bonsai se non si entra anche nella cultura orientale. Quindi osservare le cose anche da un altro punto di vista, che magari per noi è più difficile perché non fa parte della nostra indole. È vero, hai ragione, però proprio avvicinarsi al bonsai ci permette di aprire gli orizzonti, di osservare in modo diverso anche la natura in modo particolare e di capire che filosofia ci sta attorno al bonsai. Certo, per noi è sempre un pochino difficile proprio approcciarsi e immergersi totalmente, però come dicevi bene tu, dà dei punti di vista alternativi e ci permette anche di beneficiare di questo approccio magari più lento, magari più legato alle stagioni, più legato alla bellezza, all'estetica, che la nostra vita frenetica non ci permette di osservare con così tanta attenzione. Thank you.
Beh, Susanna, ci hai fatto fare un viaggio meraviglioso, emozionante e comunque molto suggestivo. È una di quelle tante volte che mi dispiace salutarvi, ma purtroppo, come tutte le belle cose, arriviamo alla fine. Un ringraziamento veramente con il cuore, un abbraccio Susanna, ci hai mostrato un mondo meraviglioso. Ti ringraziamo veramente di cuore. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere potervi mostrare e guidarvi nel mio mondo, che è la mia passione, la mia vita. Grazie davvero. Magari ci diamo appuntamento a primavera, quando potremo vedere i giardini, tutto quanto fiorito, e sarebbero altri colori. Assolutamente, anche perché il nostro museo è un museo da visitare nelle quattro stagioni, proprio hai detto benissimo, è perfetta l'idea. Appuntamento magari in primavera allora. Appuntamento in primavera per vedere il museo di Susanna Crespi, insomma. Venite anche voi, perché noi ci siamo emozionati e ne vale la pena. Ciao!